Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Fight the Virus. L'ospite di oggi è Stefano Zanutta, quindi buongiorno Stefano. Buongiorno Francesca. Questa è la 35ª puntata di questa edizione di colloqui con gli esperti che sono nati in un periodo di emergenza. Oggi parleremo proprio di emergenza e di sofferenza, però soprattutto durante il periodo della pandemia del Covid-19, però stiamo continuando a fare questo approfondimento con gli esperti perché proprio sono risultati molto utili, soprattutto per i nostri beneficiari, diciamo, le persone alle quali ci rivolgiamo, che sono le famiglie di bambini, ragazzi, giovani adulti con una disabilità di paralisi cerebrale. Oggi è il 15 marzo 2023 e il tema di oggi, forse si riconosce un po' anche dall'abbigliamento di Stefano, è parlare delle situazioni di sicurezza e di emergenza per le persone con disabilità e per i loro caregivers. Quindi l'obiettivo di questo incontro è fare una panoramica generale, essere noi più consapevoli, più informati, ma poi dando spazio anche ad alcuni approfondimenti che ci hanno portato i genitori, quindi le domande di Fight the Store. Allora, Stefano, diciamo il patto d'aula con cui iniziamo, che ci diamo del tu, ma già noi ce lo davamo. Sì. Mi sento, poi guidami tu anche sull'etichetta rispetto al ufficiale, che poi oggi sei anche in divisa e niente, l'altra raccomandazione è che abbiamo un gruppo di persone che sono assolutamente tecniche, per cui io cercherò di farti domande da persona quale sono, appunto del giorno di un dire meglio per addentrarci proprio su questo tema che abbiamo visto nella preparazione a tante sfaccettature. Ti puoi presentare da solo? Ci racconti un attimo cosa fai, cosa hai fatto e qual è il tuo ruolo? Sì, molto volentieri. Io sono, come si vede da come sono vestito, un vigile del fuoco, in particolare sono un architetto, io sono un vice dirigente dei vigili del fuoco, sono tanti anni in questo ruolo e faccio parte dell'Osservatorio sulla sicurezza e soccorso delle persone con esigenze speciali che il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco ha istituito per dare una risposta in condizioni di emergenza, ma anche nei percorsi di prevenzione, sempre connessi con l'aspetto degli incendi, ma anche di vari tipi di emergenza in cui i vigili del fuoco sono coinvolti, per dare una risposta alle specifiche necessità dei cittadini, no? E su questo è stato un osservatorio che ci ha fatto crescere moltissimo, ci ha fatto crescere culturalmente e anche nell'approccio che noi abbiamo verso le persone. Per cui la mia attività in questi ultimi anni, al di là dei compiti istituzionali che noi facciamo quotidianamente, che va dai controlli all'approvazione dei progetti fino al coordinamento del soccorso operativo vero e proprio, è stato proprio di trovare dei percorsi capaci di dare delle risposte alle esigenze delle persone che molto spesso non sono comprese. Il grande obiettivo che ci siamo posti, su cui io sto spendendo molto del mio tempo, è, devo dire la verità, a me e agli altri colleghi che lavorano con me, la grandissima soddisfazione, è quello di capire chi è di fronte e intervenire sulla base delle sue necessità. Ed è per noi una rivoluzione, no? Perché pensa, Beh, Francesca. qua quasi uno psicologo però, cioè, perché poi entrate effettivamente nella vita delle persone perché le vedete nelle situazioni più di emergenza in cui sono più vulnerabili, entrate nelle loro case, quindi credo che sia un grande valore per voi, no? Quello di riuscire a leggere le necessità di chi avete davanti. Beh, questa è una necessità anche per portare a casa il risultato, cioè salvare, ok? Quando ti trovi di fronte a una persona, in realtà non hai aiuti, sei solo, sei tu soccorritore e la persona ripone in te la vita, se vogliamo, no? In quel momento lì non è che siamo psicologi, no?
Però in quel momento lì nasce una sorta di cordone ombelicale, di feeling tra il soccorritore e la persona, e questo feeling, se è costruito bene, rappresenta anche una risorsa importante per portare a casa un risultato, ma anche incentivando la risposta delle persone. Quindi c'è tanta formazione anche per voi, Stefano, per arrivare a questo livello di consapevolezza. Quindi tu ci hai detto, ho studiato da architetto, ma poi in realtà nella formazione poi dei Vigili del Fuoco c'è anche questa attenzione a come entrare in empatia con la persona che stai salvando. Beh sì, è fondamentale. È una cosa che solitamente non si nota molto, no? Perché del pompiere, del soccorritore in generale, tu vedi... Dici anche questo, dici proprio le regole, vigili del fuoco, pompieri, è indifferente? Chiamiamo come... Noi siamo vigili del fuoco, okay? Ok? Ma se uno ti vuole chiamare in modo festeggiativo, in modo bonario, come dice pompiere, beh, mi sembra che i pompieri fanno parte della nostra storia, no? Assolutamente, poi penso nell'immaginario dei bambini c'è una figura salvifica veramente. Ma poi c'è Grisù, esatto, che è il draghetto sputafuoco, che è il leader dei bambini. Ovviamente, come dici tu, noi siamo i ben visti dai bambini, no? L'altro giorno ero entrato in una libreria e dovevo regalare un libro al figlio di un amico, no? E dovevo regalare un libro sui pompieri, perché ovviamente... Tipo Sam il pompiere, tipo... Brava, esattamente quello di Sam il pompiere, sono arrivato a portargli a casa, no? E mi diceva la libraia, e non lo sapevo, che fino a 10 anni il mito dei bambini è il pompiere. Poi, dopo, quando cominciano ad andare alle scuole medie, alle scuole superiori, cambiano i miti, cambia la Vero. necessità, insomma, il bambino diventa adolescente, no? Ma su questo credo che ci sia un livello di affezione particolare su queste figure, perché mi riferisco in particolare ai bambini che conosciamo noi, che sono reduci spesso da lunghi periodi di ospedalizzazione, e anche su di loro c'è questo reinterpretare poi spesso il gioco di ruolo a casa con notoriamente l'ospedale, quindi chi guida l'ambulanza. Però anche il pompiere riveste un po' questo ruolo. Dici un'altra cosa, quindi abbiamo chiarito anche il nome, dici come vi riconosciamo? La divisa ufficiale è questa o... Questa è la divisa, l'ho indossata per voi, in maniera tale che sia riconoscibile il mio ruolo, la mia faccia, la mia divisa e il mio cuore, no? Questa è la nostra divisa, per cui Ed è quando... uguale per tutti, al di là uguale dei per gradi, tutti. dei livelli? Ok. Il grado è un problema, diciamo, nostro, perché è la nostra Interno. struttura operativa che ha ovviamente ruoli e figure diverse, ma quando tu incontri una persona che sia un vice dirigente come me, che sia un vigile semplice che ha iniziato la sua carriera, questa è la divisa. Okay? E anche quando indossiamo sopra questa, durante gli interventi, noi indossiamo un altro dispositivo, un giaccone che ti protegge dal fuoco, il casco, le maschere e altre attrezzature che un po' ti nascondono. Tu riconoscerai i vigili del fuoco vestiti allo stesso modo: Ok. bombole, casco, autoprotettore, giaccone, pantaloni Quindi un po' sopra. proprio come Sam il pompiere, forse colori un po' diversi rispetto a... Ecco, l'unica differenza che tu potrai trovare, che è una differenza minima, è che tu nel colore dei caschi, no? Per cui tu vedrai tantissimi caschi neri, che sono i vigili ai vari livelli, poi ci sono i caschi rossi, che sono i capisquadra, cioè quelli che coordinano la prima squadra, e ci sono i caschi argentati, che coordinano scenari complessi, no? Ok, quindi ci Ecco. sono anche specializzazioni al vostro interno. Questa è la gerarchia. Se tu vedi uno scenario con tanti, vedrai tanti caschi neri, pochi caschi rossi e mediamente uno, al massimo due caschi argento, no? Questa è un po' la nostra struttura operativa. Il casco argento coordina, il casco rosso coordina le singole squadre e l'operatore è il casco nero. Ci sono poi specializzazioni tipiche per alcuni ambienti, penso, o situazioni particolari, fuoco, acqua, o su di quello c'è una professionalità vostra
che si approfondisce negli anni o... Beh, certamente. Allora, il Vigile del Fuoco, la formazione di base è uguale per tutti. Per cui saper spegnere un incidente, saper soccorrere in un incidente stradale, saper spegnere un incendio o altre manovre base, le sappiamo tutti. Tutti devono saperlo fare. Certo, certo. Quindi ti devi sporcare le mani fondamentalmente, no? E poi nel tempo, nei percorsi di formazione si maturano esperienze. Per esempio abbiamo esperti in NBCR, che sono gli interventi in caso di sostanze nucleari, chimiche e radiologiche, no? Oppure abbiamo i SAF, quelli che soccorrono in pareti, oppure abbiamo... Quindi è come se fossero dei corpi speciali? Sono delle specialità all'interno, okay, del corpo nazionale. E abbiamo gli USAR. Gli USAR sono le persone, l'USAR è un acronimo che sta per Urban Search and Rescue, che sono le persone che fanno il soccorso in macerie durante i terremoti, che sono i colleghi che sono andati in Turchia per soccorrere adesso la popolazione turca in esito a recente terremoto. Anche i colleghi miei di Pordenone sono andati. Quindi ci sono tante specializzazioni, ma di base tutti devono avere competenze che gli permettono di soccorrere le persone. Poi, bene, più complessi ovviamente intervengono gli specialisti. Dici un'ultima informazione proprio pratica, operativa, il numero da chiamare per emergenze. Noi siamo abituati appunto a emergenze mediche, quindi raccomandiamo 112. Nel vostro caso, quando l'emergenza è specifica, già identificata dalla persona, vale la pena chiamare? 112, non esiste più il 115. Ok, quindi... 115, vieni reindirizzato sul 112, ti risponde la sala operativa del 2, del numero unico per l'emergenza, che indirizza poi la richiesta o alla SORES o al soccorso sanitario oppure al soccorso tecnico che svolgono i Vigili del Fuoco. In alcune regioni, ancora il 112 non è operativo, ad esempio il Veneto mi sembra non è ancora operativo, ma si arriverà... C'è già l'unificazione del numero. Però diciamo che se tu fai 112 non sbagli. Ecco. Okay. Senti, entriamo adesso invece nel vivo della nostra conversazione. Facciamo un po' di inizio e definiamo le situazioni di rischio, di emergenza. E anche in virtù appunto del fatto che ci sei tu con noi, che hai una grande esperienza, raccontaci anche come ci si può preparare, però come in realtà poi la paura ci possa aiutare, dei scherzi, no? Anche rispetto a una persona che reagisce di fronte al rischio, di fronte alla situazione. Come ci si può preparare? Beh, ci si può preparare attraverso la conoscenza, bisogna prepararsi. La preparazione è già una risposta in sé. Prepararsi vuol dire pensare a quello che ti può succedere e elaborare una risposta a quella potenzialità ed elaborarla in maniera tale che tu la possa anche esercitare in situazioni non di emergenza, come diciamo noi, in situazioni di pace, no? Oggi ti dicevo, ero andato a un incontro in questa scuola, si parlava delle conseguenze di cambiamenti climatici, no? E c'erano tanti relatori, io dovevo parlare della gestione dell'emergenza quando ci coinvolge una situazione complessa a casa o a scuola o quando stiamo giocando a calcio per strada, voglio dire, no? C'era anche chi parlava dell'impatto dei cambiamenti climatici su altri aspetti. Allora, uno dei concetti fondamentali che poi era trasversale a tutti è che per affrontare un tema e cercare di risolverlo è fondamentale capire cosa sia questo tema, avere delle informazioni, quindi prepararsi, no? Una volta che tu sei preparato... Beh, non è troppo da pessimisti prepararsi, pensare in anticipo a queste situazioni. No, è fondamentale, anzi. La preparazione è invece al contrario del pessimismo, è l'ottimismo, è perché ti incute la possibilità di risolvere una situazione anche complessa. Però ci devi pensare. E devi pensare considerando te stesso, no? Io e te ci possiamo considerare oggi che è una giornata mediamente tranquilla, brizzanti, possiamo rispondere,
io e te tra qualche anno avremo certamente una risposta diversa, come l'avevamo diversa probabilmente 20 anni fa, no? La nostra vita ci richiede risposte diverse, ma anche situazioni temporanee che viviamo, potrebbe essere il pancione di una donna, piuttosto che le conseguenze di un infortunio o una condizione di disabilità. Noi dobbiamo pensare che avere chiarezza su quali possono essere le situazioni che potrebbero comprometterci la sicurezza e elaborare delle risposte vuol dire essere in grado, quando ci capiterà, e speriamo mai ovviamente, quando ci capiterà saremo in grado di affrontarla con maggior sicurezza, con maggior certezza di affrontare il tema. C'è un tal Lagadec, che era ancora un sociologo svizzero, che ragionava sui grandi eventi emergenziali e diceva che in emergenza bisogna imparare velocemente, no? Ma se non hai imparato prima, no? Non puoi impararlo durante l'emergenza. Cosa vuol dire con questo? Che quando ragioniamo su un'emergenza, noi la vediamo lontana per televisione, però dobbiamo immaginare che è un evento che si sviluppa nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, rispetto al quale noi dobbiamo mettere a disposizione le nostre energie per tutelarci, per risolvere il problema. Ora, in quei momenti lì, quando la criticità è alle stelle e quando anche la tua risposta emotiva non è quella delle condizioni ordinarie, o l'hai fatta prima questa esperienza e quindi ti torna in mente che potresti fare una cosa rispetto a un'altra, oppure improvvisare vuol dire contare sulla fortuna. Ma io però ci dici che insomma la cura non gioca con gli scherzi, anche se tu hai studiato prima, hai studiato a lungo, non è che poi la paura ci fa dimenticare di quelle informazioni appunto fondamentali, non so, per proteggersi, penso all'evento terremoto, no? Io vengo da una zona, le Marche, dove appunto il patrono della mia città di Ascoli Piceno è il patrono, è il santo protettore del terremoto, per cui spesso si studia, ho studiato da piccola, eppure trovandomi in una situazione di emergenza poi mi è capitato, no? Di non sapere esattamente cosa fare. Questo è un atteggiamento comune nelle persone, questo annebbiamento, questa confusione? Beh, certo, cioè, quando noi in realtà non sappiamo cosa faremo quando si verifica l'emergenza, anche perché viverla, una cosa è pensarla, una cosa è viverla realmente, quindi non sappiamo quale sarà la nostra risposta, però abbiamo la certezza che quella nostra risposta potrebbe essere lasciata a se stessa se non avessimo pensato prima come farla, no? Se invece avessimo seguito un minimo di percorso anche familiare, questa incertezza si riduce di molto. Io non ho la bacchetta magica per immaginare cosa succederà in quell'occasione. Posso dire però che ho gli strumenti per poter rispondere. E questo è un elemento che mi aiuta. Ti faccio un esempio però, perché sì, è fondamentale, ed è fondamentale per capire anche un po' la nostra società, la nostra cultura italiana. Quando vediamo questi bambini, questi lavoratori, queste persone di uffici che escono dai palazzi giapponesi che si muovono pericolosamente, vediamo che tutti in ordine si mettono il cappello ed escono in fila indiana, a noi fa un po' sorridere, ma ci fa anche un po' pensare, no? Perché certe persone che vivono in un territorio così sismico e quindi così pericoloso per loro adottano questi comportamenti che sono codificati nella società? Vuol dire che hanno incominciato a parlarne da tempo, sono cresciuti nella cultura. È entrato nella cultura del popolo. Esatto. Allora, il tema dell'incertezza nasce quando oggi ne parli e la cosa succederà tra 10 anni, ma tu poi non sei più ripensato. Però se tu introduci questi aspetti nel tuo percorso di crescita e ne parli, ne discuti, lo fai a scuola, lo fai nei luoghi di lavoro, questa quota di incertezza andrà a ridursi gradualmente verso
non solo consapevolezza, verso anche la certezza che la tua risposta sarà una risposta corretta. Tu che hai visto anche l'evoluzione negli anni, hai un osservatorio anche più ampio al di fuori dell'Italia. Siamo migliorati quindi noi italiani anche nella gestione delle emergenze, nella consapevolezza che ha la popolazione, come raccontavi tu adesso, di prepararsi prima? Quindi è cambiato qualcosa negli anni? Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Tieni conto anche che noi, le nostre generazioni, sono un po' più figlie del mondo di prima, no? Della notizia, dell'informazione, quindi abbiamo acquisito esperienze da altri paesi. Noi stessi come soccorritori siamo cresciuti e ci siamo modificati. Se solo penso nel 1983, quando sono entrato, in cui il vigile del fuoco era quasi, tra virgolette, un pompiere, no? Adesso è un soccorritore, no? Che si preoccupa di come comunicare con le persone. Vuol dire che non è il vigile del fuoco che è cresciuto, è la società che è cresciuta, è il vigile del fuoco che è uno dei protagonisti della società, si è adattato dando le risposte a una società che cresce. Io sono convinto che in Italia, con le varie esperienze che abbiamo vissuto, siamo cresciuti molto. C'è ancora moltissimo da fare, non c'è dubbio, Però molto. Qual è il benchmark, il riferimento per voi a livello di nazioni? Qual è la nazione in cui, non so, ci si sente più sicuri, più protetti? Ma io penso che non ci sia. Io penso penso che sia la cultura di quel popolo, di quel paese, no? Che abbia un livello, diciamo, di sicurezza proporzionale a, no? Sarebbe difficile per me mettermi in paragone con un soccorritore giapponese o una persona giapponese oppure americano, no? Sono culture diverse, tanto che anche la modalità per comunicare certi aspetti non è la stessa cosa se consideri un po'. Non ha senso replicarla senza considerare la popolazione, vero? Sono dei concetti base. No, dei concetti base su cui poi si struttura la cultura della sicurezza in ogni popolo, in ogni nazione, dei concetti base. Direi che però in Europa, anche grazie a un'armonizzazione che c'è stata con le direttive europee su molti aspetti, direi che stiamo crescendo molto velocemente. Bene, bene, no, questo ci fa sempre stare più sicuri, oggi useremo tanto questa parola. Senti, vogliamo dare qualche definizione? Parliamo di emergenze, quali sono le situazioni più comuni in cui ci si può ritrovare in un'emergenza domestica o negli ambienti di vita quotidiana o insomma, parliamo un po' in generale per poi arrivare invece alle categorie di persone più vulnerabili e come è giusto rapportarsi e come è giusto attrezzarsi. Ok, parliamo della quotidianità. Sì. No, faccio un raffronto con i dati statistici dei vigili del fuoco. No? Sì. Mediamente tieni conto che il 20% degli interventi che fanno i vigili del fuoco sono incendi. No? Poco quindi, rispetto al... Okay, tieni conto che i vigili del fuoco fanno circa 800.000 interventi all'anno, no? Il 20% sono incendi. Un altro 20%... sono incidenti stradali, no? Poi c'è una grandissima fascia di interventi che io li chiamo interventi sulla quotidianità, no? Che sono anche simpatici, o se vuoi. Il gattino sull'albero? Il gattino sull'albero, perché no? Anche se i gattini tornano giù da soli, come sono saliti, tornano giù. Però guarda, ti faccio un esempio banale che fa sorridere. L'altro giorno mi ha chiamato una collega che in sala operativa mi ha raccontato questo fatto. Una signora chiama per un gattino sull'albero, no? E lei fa: signora, il gattino come è salito, scende. Io non posso spostare una squadra di 5 persone con un mezzo pesante che viene distolto da altri servizi. Quindi non è un soccorso. Attenda, metta una ciotolina e vedrà che viene giù. E questa signora ha incominciato a parlare, a un certo punto quasi inveiva contro la collega che stava rispondendo, no? E a un certo punto la collega mi ha raccontato, sentivo sotto una bambina che piangeva, no? E mi fa, ma cosa sta succedendo?
la collega chiede, no, mia figlia deve fare, ha bisogno del micio, ma perché ha bisogno del micio, no? Perché era, lei faceva la pet therapy, no? Faceva la terapia col gatto, no? Quindi non era un gatto normale o tradizionale, era un, no? Per cui lì aveva un ruolo diverso. Una condizione diversa, no? Questo ti fa capire quanto le persone abbiano bisogno di un servizio che le aiuti. Allora, il pompiere fa circa 160.000 incendi all'anno, no? Ne farà circa altrettanti di incidenti stradali, però fa una microserie di interventi che sono tutti di servizio, di aiuto alla popolazione, che sono, qualcuno li chiama soccorso con la S maiuscola, però è una cosa che riguarda proprio il servizio che si dà alla popolazione. Quindi abbiamo detto 20% incendi, 20% la parte degli incidenti stradali, un 40% di questa parte più di quotidianità o di soccorso? Sì, esatto. Cosa rimane fuori? Beh, a questo punto abbiamo ancora un 20% che sono interventi di varie categorie, che sono gli interventi che emergono quando si verificano eventi, tra virgolette, calamitosi, no? Un forte nubifragio, o una scossa di terremoto, un'alluvione. Sono situazioni in cui gli interventi salgono alle stelle in poche ore, no? Per esempio, a seguito di un nubifragio, avrei visto per televisione vigili del fuoco che tagliano alberi sulla sede stradale, no? Avrei visto sgomberare case durante tutta una serie di fenomeni alluvionali. Sono i soccorsi prevalentemente legati a eventi calamitosi, no? Questi sono i macro interventi. Quindi vi lasciate sempre, diciamo, questo buffer, questo spazio per questo 20% di calamità non prevedibili? Nessun intervento è prevedibile. No, tu dici anche gli altri non sono pianificabili. Non sono pianificabili, per cui noi siamo strutturati per dare una risposta sempre. Quando aumenta la richiesta, aumentiamo i turni, no? Per esempio, noi facciamo turni di lavoro, noi abbiamo 4 turni di lavoro, no? E che coprono tutte le 24 ore di tutta la settimana e tutti i mesi di tutto l'anno. Però in certe situazioni di emergenza raddoppiamo, i 4 turni diventano 2 e quindi i turni si raddoppiano di personale e diamo il doppio della potenzialità. Cioè siamo una struttura che da un punto di vista organizzativo è molto dinamica. E c'è una stagionalità comunque anche del servizio, per cui avete più chiamate in estate perché le persone escono più fuori, non so se... Beh, ci sono delle situazioni, no? Ad esempio nel periodo dei grandi incendi boschivi, te ne ricorderai la scorsa estate, no? Noi qui in Friuli abbiamo avuto un periodo nel Carso pazzesco, dove in tutta la regione abbiamo dovuto raddoppiare i turni per far fronte a quegli incendi che continuavano a verificarsi, no? In autunno, durante la stagione delle piogge, chiamiamola così, oppure di forti nubifragi, ci sono queste condizioni. Durante i terremoti dobbiamo fare questo. Quindi è tutto l'anno, Stefano. Io cercavo di ricondurre a una routine, a qualcosa, ma insomma è sempre l'anno, tutti i giorni. No. Allora, parliamo della quotidianità, dai. Vai. Perché il vigile del fuoco entra nella tua casa? Beh, abbiamo detto che un intervento su 5 circa, lo fa per incendio. Allora, qua ci sono 2 aspetti, no? Il primo è legato alla consapevolezza che gli incendi si possono anche prevedere in parte, no? Quindi fare prevenzione, quando si parlava prima di conoscenza, no? La conoscenza vuol dire prevenzione. Non faccio una cosa perché so che può destare pericolo. Faccio un esempio banale, anche questo è successo l'altro ieri, voglio dire, la classica pentola sul fuoco che si trasforma in un incendio, no? Quindi una cosa banalissima legata alla distrazione di una persona che è andata a leggersi il giornale in salotto dimenticando la pentola, preso dalle notizie, la pentola ha preso fuoco la cucina e ha fatto un danno immenso. Ma l'origine è una banalità. Allora, ragionare che nella quotidianità noi a casa abbiamo tutta una serie di fonti di pericolo
che sono utili per la vita, il gas, la corrente elettrica, cioè è fondamentale averli per noi, no? Se li usiamo male, però, possono creare dei problemi. Quindi, da questo punto di vista, cosa fa il soccorritore? Entra nelle case, deve ridurre il danno, in questo caso spegnere l'incendio, e mettere in sicurezza la persona. Tieni conto che... In quest'ordine, come me l'hai detto tu? Limito il danno e poi metto in sicurezza la persona? Sono paralleli, non è un ordine, nel senso che gli obiettivi sono questi. Possiamo anche invertirli, perché in realtà la nostra priorità è la sicurezza delle persone, no? Quando si interviene, quindi si pensa di intervenire sul contenimento dell'incendio e sulla sicurezza delle persone. Molto spesso le persone sono già fuori, no? Quindi non si pone il problema del salvataggio durante l'incendio, no? Però ti faccio un altro esempio per capire la gestione di un intervento in presenza di persone con specifiche necessità. Cioè, io quando dico qualche tempo fa, vuol dire nel corso della mia carriera, perché poi no, ti parlo di un incendio di una palazzina a tre piani, dove al piano secondo si attiva un incendio perché una signora anziana usava delle candele, no? Per i suoi riti, insomma, per le sue cose. Le candele danno fuoco, prende fuoco, si coinvolge l'appartamento. Sopra viveva un'altra persona anziana in sedia a rotelle, no? E in quel momento lì, quando sono arrivate le squadre, il piano a metà, che stava prendendo fuoco, aveva già incominciato a coinvolgere il vano scale, quindi il fumo entrava nel vano scale e si stratificava verso l'alto. Quindi le persone del piano a terra erano riuscite a evacuare, ma la persona al terzo piano, che era una persona in sedia a rotelle, non poteva. E d'altra parte non potevamo neanche caricarcela sulle spalle, come si dice, perché per portarla giù voleva dire passare attraverso il fumo, e questo sarebbe stato complesso per la persona. In quel caso lì, non ci crederai, ma abbiamo attivato una squadra per proteggere la persona. Mentre una squadra stava spegnendo l'incendio, una seconda squadra stava con la persona che era al piano superiore per proteggerla. Era una squadra di protezione, e se si fosse verificato un'espansione maggiore dell'incendio, loro erano attrezzati per bloccarlo. E in quel caso lì la persona è stata soccorsa sul suo posto. E questa, per esempio, è una condizione che stiamo analizzando per le persone allettate, per le persone che hanno SM piuttosto che altre patologie neurologiche. Sì, che poi spesso sono anche legate a macchinari, per cui non certo. È complesso spostare solo la persona, ma tutto ciò che possono essere i suoi ausili. Esatto, allora, torniamo al discorso di prima, pianificare la nostra risposta. Il vigile del fuoco quando arriva, il soccorritore quando arriva, non ha la conoscenza del mondo, no? E quando prende consapevolezza di quello che c'è, cerca di elaborare una soluzione, ok? Lo fa in tempi rapidissimi, mi sembra di capire. Più strumenti hai, più elabori, ma il tuo strumento potrebbe essere anche la persona a cui aiutare. Cioè, per esempio, ho la persona allettata o il caregiver, che ti può dare indicazioni. Prima parlavamo di relazione, no? Questo è il significato della relazione. Io ho gli strumenti e la capacità e il bagaglio professionale per poter fare tante cose, no? Se tu mi dai delle informazioni, io le posso usare per salvarti. Okay? Questo però presuppone, Stefano, che la persona che tu vuoi salvare sia una persona collaborante o che comunque senziente, che comunque comprenda anche tutte le tue istruzioni, no? Ci sono invece dei livelli, non so se a te è capitato di interfacciarti con una persona che ti dà poche informazioni di ritorno e quindi è più difficile poi capire come intervenire. Allora una risposta può essere questa. Quante persone con queste necessità le trovi sole a casa? No? Sì, spesso appunto ci auguriamo che ci sia sempre un caregiver, che sia in grado il caregiver di...
Certo, è difficile. Qualche tempo fa abbiamo lavorato con una struttura che si chiama Fondazione Bambini Autismo della mia città, no? Che lavora nel campo dell'autismo. Beh, il nostro interlocutore sono diventate le famiglie e tutto il mondo che gira intorno alla persona. È difficile trovare una persona con autismo di un certo livello o sola a casa. Allora, quando ci sono specifiche criticità, no? Quando la persona presenta una vulnerabilità che non può essere risolvibile altrimenti dalla presenza di altre persone, diventa il caregiver o la persona che sta con lui diventa l'interfaccia. No? E questo, se vuoi, è una cosa, secondo me, potentissima, di cui ne stiamo parlando un pochino, se ne sta parlando anche a livello europeo. L'abbiamo chiamato, ma per adesso un nome così inventato, l'abbiamo chiamato soccorso di vicinato. Nel senso che quando una persona con specifiche necessità, che potrebbe essere anche una persona anziana, potrebbe essere avere con tanti livelli di difficoltà, si trova coinvolta in una situazione critica, il primo soccorritore è chi gli sta vicino. Chi lo conosce già? Chi lo conosce, è il dirimpettaio, no? È il vicino di casa, no? Cioè, che fa parte magari del quartiere, non lo so. Allora, noi dobbiamo pensare che la vulnerabilità di queste persone è sì nelle mani di soccorritori, che arriveranno dopo quanto tempo? Non lo so, no? Se tu pensi ai vigili del fuoco, noi abbiamo le sedi in maniera tale da coprire il territorio nazionale in un percorso massimo di 20 minuti, no? Però nella mia esperienza durante il terremoto di Amatrice, per esempio, siccome erano crollati i ponti, le macchine non arrivavano, abbiamo dovuto attivare gli elicotteri che sbarcavano i colleghi, quindi i tempi sono stati molto lunghi. Allora, quando prima ti dicevo, ragioniamo su una cultura della sicurezza che parta dalla prevenzione e dalla preparazione, aveva un po' questo significato. Se noi ci organizziamo per dare una risposta, organizziamo a livello del nostro Di microcosmo comunità, secondo locale me, e di anche. comunità, è bellissimo questo Sì. concetto di una comunità che aiuta, no? Poi pensiamo anche al soccorritore. Ora, quando il soccorritore arriva in un contesto in cui si è già attivato un sistema che sta dando una risposta, il soccorritore chiederà al vicino di casa qual è la necessità di che devono soccorrere. Questo è un concetto bellissimo, se vuoi, no? A me piace molto questa idea del soccorso di vicinato, anche perché è molto vicina alle comunità di mutuo aiuto che gestiamo noi, quindi farsi un po' proattivi rispetto a quello che può essere il bisogno dell'altro, che una volta è il suo, una volta è il mio, ma insomma ci si aiuta perché si è tutti all'interno di una comunità che ha bisogni molto, molto simili. Su questo però volevo chiederti, tu dicevi facciamo molto leva sul caregiver, sulla persona che assiste, ma il timore più grande del caregiver è quando anche il caregiver diventa vulnerabile. Quindi nelle situazioni di emergenza, di soccorso, vale quello che ti dicono in aereo, prima metti tu la maschera e poi una volta che sei in buona forma aiuta tuo figlio, aiuta l'altra persona. E quando questo non è possibile, cosa si può fare per lasciare delle istruzioni? Non so, penso a persone che prendono anche i farmaci, i nostri bambini prendono dei farmaci, quindi come si fa a lasciare queste informazioni? È opportuno lasciare qualcosa addosso nell'ambiente? È un argomento complessissimo e difficile questo, no? E io mi immagino, mettendomi sempre, io ti parlo sempre dalla mia parte, no? Dalla parte del ruolo con l'obiettivo di dare una mano a qualcuno per aiutarlo, per soccorrerlo. Bisogna pensare prima, io adesso la ricetta non ce l'ho, ti dico solo che ogni caso, ogni persona, ogni famiglia avrà uno specifico aspetto da considerare, uno o più elementi di criticità
che saranno diversi da un'altra famiglia, da un altro gruppo. Che è difficile standardizzare. È difficile standardizzare, però quello che noi possiamo standardizzare invece è l'approccio, no? È l'approccio che parta da una mini pianificazione familiare di questi aspetti, organizzando una possibile risposta di interfaccia con chi verrà identato. Non so se mi spiego. No? Facci qualche esempio, qualche scenario che si può... Abbiamo parlato emergenza fuoco. Quindi arrivi in una casa in cui il caregiver si è sentito male, e quale può essere lo scenario che ti aiuta di più a capire se devi somministrare dei farmaci, se devi togliere la macchina alla quale è attaccata il paziente, se devi trasportarlo in carrozzina? Beh, diventa complesso tutto, mi metti in crisi quando mi fai una domanda così. Io volevo il manuale, Stefano, volevo il manuale dal prontuario. No, ti dico, perché forse la responsabilità del caregiver è proprio questa, no? Il leggere anche sulle cronache di eventi che succedono casualmente, quindi non intenzionalmente, ma perché appunto il bambino, il ragazzo è stato affidato ad un altro contesto, alla scuola, al centro diurno, e quindi il caregiver dice: ma quando sono io più o meno sono sicuro, no, di poter gestire, poter pianificare, organizzare, so come comportarmi, ma poi quando non ci sono io che cosa posso fare? Quindi era solo legata a questa preoccupazione. Allora, l'idea che il modo in cui noi ragioniamo è che l'ambiente comunichi, no? E l'ambiente parlante. È un ambiente parlante, no? Oppure mostrante, no? Nel senso che o ti parla o attraverso una serie di indicatori ti rappresenta qual è il problema, ok? Sì. Allora, se io avessi una necessità connessa con una persona allettata che magari usa farmaci o usa altre apparecchiature, macchinari, sì, mi aspetterei per esempio che da qualche parte, in un modo visibile, ci siano alcune istruzioni su cosa fare in condizioni di criticità. Quando arriva una persona che non è il caregiver, una persona esterna che può dare un aiuto, cosa fare? Questo è un problema che puoi risolvere in questo modo, indicando. Tempo fa, non ricordo bene dove, ma dalle parti tue comunque, dalle parti di Ascoli Piceno, no? Mi parlavano di un'esperienza in cui avevano proposto alle famiglie di mettere all'interno di un vasetto, tipo un vasetto da Nutella, da marmellata, eccetera, colorato, le indicazioni base per quella persona che viveva lì, no? E diventava un simbolo che voi potevate ritrovare. Che poteva essere il pompiere, poteva essere l'operatore sanitario o qualcun altro, no? Quando vedeva quel tipo di barattolo di quel colore, sapeva che dentro poteva trovare un'informazione, no? E se noi dicessimo a tutti questo, potrebbe il vigile del fuoco, quando arriva, cerca nell'ambiente qualcosa. E segnale univoco. Come una bottiglia, un messaggio nella bottiglia, no? Arriva e tu riesci a capire qual è il problema. L'altro aspetto, parte soccorritore invece, è che il soccorritore deve avere delle competenze, anzi delle conoscenze di base, su un po' tutto, in maniera tale che attraverso quello che vede possa interpretare e farsi un'idea. Ok? Se c'è una persona in sedia a rotelle che si muove per strada, tu identifichi il suo problema con il camminare, ok? Quindi punti l'attenzione sulla sedia a rotelle. Ma una sedia a rotelle fa parte della nostra conoscenza collettiva, insomma, più o meno tutti sappiamo com'è fatta, come funziona, quindi dare un'informazione su questo un po' più approfondita al soccorritore è semplice, e lui la trasforma in una modalità operativa. Pensare invece che una persona con autismo, no, le incontri per strada e non sai cosa ti succederà quando ti metti in relazione con lui, è ben diverso, no?
sì. La persona in sedia a rotelle la vedi lontano metri e incominci subito a lavorare la risposta. Una persona che non presenta alcun indicatore particolare ti potrebbe scoppiare dalle mani, sulle mani, se non sai gestirla. Proprio parlando di autismo, abbiamo fatto un lavoro con i nostri soccorritori per dire man mano che ti metti in relazione devi avere la consapevolezza che si sviluppa questa relazione con una progressione nella quale tu acquisirai degli indicatori che ti permetteranno di capire se quella persona ha una problematica di un tipo o di un altro. Ecco, noi dobbiamo dare strumenti base di questo tipo. L'altra metà degli strumenti, per completare gli strumenti base, lo dobbiamo trovare nei luoghi delle case, dal caregiver, no? Poi c'è sempre una condizione estrema quando il caregiver non c'è. C'è stato un caso molto discusso nella stampa nazionale di un incendio ad Assisi, dove è morta una signora che era la mamma di un uomo con autismo, e questo signore ha chiamato i vigili del fuoco, ma dall'altra parte non capivano cosa voleva dire. No, io vi ricordo che l'ho sentita quella telefonata, no? Ed è stata una scossa emotiva fortissima, no? Perché lui in qualche modo aveva capito che voleva chiamare il 112, voleva chiedere soccorso, ma non riusciva a dirlo. E anche degli strumenti di soccorso si può adattare il contesto affinché sia accessibile a tutti? Si può fare, bisogna pensare che questi strumenti sono l'interfaccia tra la persona e chi dovrà aiutarla, e che in qualche modo compenseranno la persona, il caregiver. Però Francesca, io ragionerei anche in termini di probabilità, no? Cioè io ragionerei in termini... Grazie Stefano, perché sennò andavo a mettere pulsanti rossi in casa, andavo a attrezzare la casa, bravo. Esatto. Cioè, dici la probabilità, perché sennò... Brava, no? Noi stiamo ragionando su casi estremi che ci stiamo inventando, no? Che sono tutti legittimi, no? È un po' le preoccupazioni, però dobbiamo ragionare che noi ci siamo, i caregiver ci sono, le persone sono seguite, no? E quindi se noi cogliamo la mediazione del caregiver tra la situazione di soccorso, il soccorritore e la persona con specifiche necessità, no? Abbiamo... dico un numero a caso, il 95% delle probabilità, il 98% delle probabilità, abbiamo una grande probabilità di portare a casa il risultato. E allora questo ci deve dare anche un po', aiutare in una lettura positiva di questo. Se mi preparo, se elaboro, ho più probabilità di riuscirci. Vero, vero. Quindi siete ottimisti, dai Stefano. Corpo ottimista. Vai. Deve essere ottimista, no? Perché è il tuo lavoro. L'ottimismo vuol dire portare a casa il risultato. L'obiettivo. Poi ci sono dei momenti difficili, quando non ce la fai, di frustrazione, di abbattimento, quando sbagli. Ci sono delle situazioni in cui se sbagli e sei consapevole che hai sbagliato per un qualcosa che non è colpa tua, molto spesso te la porti a casa la colpa, no? Ed è una cosa molto difficile da gestire. È grande, no? È una responsabilità suddivisa, nel senso che il singolo vostro operatore può poi intervenire a tutti i livelli, cioè è lui che prende la decisione o deve chiamare qualcuno per prendere delle decisioni. No, ognuno di voi è... Sì, c'è una squadra, noi lavoriamo in squadra, eh? Non dimenticarlo okay. Mai. Noi siamo 5 persone, no? C'è un capo squadra e 4 persone, no? Quindi è il capo squadra che decide la strategia una volta arrivato sul posto? O... Sì, ma questo è un mito di chi decide, chi sa e chi non sa. Non è così. Dici, spiegaci. È una modalità quasi pensante, no? E il capo squadra gestisce i propri operatori mettendosi in relazione con loro e costruendo una risposta allo scenario. Poi è chiaro che un caposquadra ha il casco rosso perché ha un percorso professionale più lungo,
quello che ha il casco nero magari ce l'avrà più corto, e l'esperienza del soccorso si fa negli scenari, non studiandoli sui libri, no? Quindi più anni hai fatto il soccorritore, più interventi hai fatto, più risposte hai nel tuo database, no? Vero. Ma se le metti a disposizione di tutti, no? Cogliendo anche le sensibilità di ogni singolo operatore, la risposta la dà la squadra. Bello, mi piace anche questo concetto di squadra che si muove all'unisono, no? Quindi non da solo, non scoordinato. Beh, sai, noi siamo, penso che siamo le uniche strutture del mondo, della società, che lavora in squadra, no? Parlo sul territorio, perché poi i montatori di una struttura metallica... Certo, sì, però dici forze dell'ordine... Noi siamo gli unici che lavoriamo con un'entità di 5 persone, no? E peraltro con una qualità culturale media che si è molto innalzata negli ultimi anni. Quindi abbiamo degli operatori che, devo dire la verità, sono di altissimo livello anche appena entrati, no? Con una sensibilità diversa. E sai un'altra cosa, questa te lo dico così tra me e te, no? Quello che ci ha arricchito tantissimo è stato finalmente l'ingresso delle donne. Parlaci anche di questo, perché poi nell'immaginario, appunto, vediamo il pompiere Sam e non vediamo poi nella vita reale. No, Ma quindi che tenè. percentuale c'è di donne? Ancora bassa, ovviamente, no? È bassa, ma perché non è moltissimo, è dalla fine degli anni 90 circa che hanno incominciato a entrare le prime donne, no? Ma non era vietato prima, attenta, solo che le modalità con cui si facevano i concorsi intercettavano la possibilità alle donne di entrare, no? Era quello il fatto, per cui tu chiedevi, una volta si chiedeva all'elettricista, all'idraulico, era difficile trovare una donna che avesse fatto l'elettricista o l'idraulico, no? Adesso il mondo è cambiato, no? La società è più dinamica e le donne non sono ancora molte, no? Però ci non sono poche. Quando verrai a Milano lunedì prossimo c'è una collega che parla con me, no? Che lavora in sala operativa. Quindi sono ancora poche, però ha modificato proprio la sensibilità. Una donna in squadra o più donne in squadra modificano, mettono insieme sensibilità diverse e rendono la squadra senza dubbio migliore. Anche una risposta, no? Le strategie, un pensiero laterale diverso per arrivare a una risposta più veloce, magari tutti insieme. Sì. Bene, senti, ti chiedo una domanda che ci ha fatto un genitore, una mamma, e ci dice: sono sola e non posso più caricarmi mio figlio in spalla, quindi madre di un ragazzino delle scuole medie, quindi 12-13 anni. Abitiamo al primo piano. Come lo metto in salvo? Posso chiedere alla caserma più vicina di venire a vedere la mia casa per vedere insieme come metterci in salvo? Cosa bisogna avere in casa come kit di protezione? Una coperta antincendio? È meglio usare la sedia manuale oppure perché magari è più leggera da spingere? Mi devo attrezzare in qualche modo? Era questa la domanda, che ritorna un po' a quello che dicevamo prima rispetto al caregiver. Questo è un caregiver consapevole che appunto vorrebbe pianificare e capire a chi appoggiarsi poi. Beh, da questo punto di vista, la prima risposta che ti darei è di accettare quello che ti proponeva lei, no? Di andare dal comando della sede di vigile fuoco più E si vicino. può fare questo, sì. Io Come no? Il problema è non saprei trovare. neanche dov'è, quindi è da cercare. L'importante è che sappiano loro dove sei tu, Esatto. no? Questo è fondamentale. Bisogna vedere se la trovi la squadra, perché lavora la squadra, no? Quindi magari potresti andare. Allora, se tu vai nella sede centrale, hai tutta la struttura operativa, hai i tecnici, gli uffici e altri che ti possono dare una risposta. Se la tua sede vicina è un distaccamento, per esempio, che è solo squadra operativa, molto spesso è fuori, non li trovi. Ma detto questo, no? Innanzitutto sì, andare a chiedere al soccorritore come fare
è già un primo passo. Poi il consiglio che posso dare per una persona che vive a un piano superiore è non usare certamente l'ascensore durante un incendio, perché l'ascensore è un elemento di trasmissione del fumo delle fiamme e quindi potrebbe fermarsi e le persone rimanere all'interno col fumo che potrebbe passare attraverso il vano corsa, no? Quindi se vedi molto spesso negli ascensori c'è scritto non usare in caso di incendio, proprio per questo motivo. Quindi elaborare una strategia che permetta di portare la persona, far scendere la persona dalle scale. Esistono in commercio delle sedie di evacuazione? Sì. Ma no, li trovi, si chiamano evacuation chair, perché è un brevetto americano, no? Ma tra l'altro in italiano sono sedie di evacuazione, che sono delle sedie che hanno una sorta di pattini che ti permettono di scendere dalle scale e attraverso l'attrito di questi pattini sulla cresta dei gradini la sedia non scende giù da sola. Ed è uno strumento, un ausilio che può essere usato da una persona sola. Questo è il primo strumento che consiglio. Per esempio adesso vi stiamo consigliando nei sopralluoghi che facciamo anche delle strutture come uffici o strutture del genere, proprio per permettere a pubblico che usa la sedia a rotelle, che non può scendere per le scale, ma non può nemmeno utilizzare l'ascensore, no? Questo dispositivo è importante. Un'altra cosa, l'altro consiglio che do è elaborare una strategia rispetto al piano in cui si trova la persona, trovare un posto che sia sufficientemente sicuro rispetto all'appartamento. Allora, tecnicamente, in gergo di prevenzione incendi, questi luoghi si chiamerebbero spazi calmi, no? Che sono dei luoghi... Ponte, praticamente, una stanza in cui fare ponte prima di uscire? Anche. Gli spazi calmi però sono dei luoghi dove la persona può fermarsi in attesa dei soccorsi, tutelata dagli effetti dell'incendio. Ora, questi certamente li trovi negli alberghi, li trovi nelle scuole, li trovi negli edifici pubblici. Poi ti dico una cosa proprio sul tema della comunicazione, di questi aspetti, no? Non li trovi nelle residenze, per esempio, no? Allora, certamente non sarà possibile fare lo spazio calmo come vuole la norma, ma potrebbero anche lavorare delle strategie locali che possono avere più o meno una sicurezza equivalente. Allora, nell'ambito di un piano o di un pianerottolo, magari è possibile spostarsi da un appartamento all'altro. L'androne del palazzo, forse? Quando prima ti parlavo di soccorso di vicinato, vuol dire anche questo, no? No? Tu puoi uscire da casa tua e andare dal dirimpettaio, prima che l'incendio diventi importante, ovviamente, intanto i soccorritori arrivano, ma tu ti allontani e ti metti in un posto sicuro. Magari sei... Scusami la stupidaggine, magari sei in mutande, magari sei in pigiama, però quell'altro posto, magari è inverno, quindi uscire può diventare anche problematico, no? E quindi trovare l'ospitalità in un altro appartamento può essere la prima risposta. Poi ovviamente se l'evento diventa più problematico e si comincia a parlare di evacuazione dell'edificio, bisogna a questo punto elaborare un'altra strategia. E molto spesso quando siamo in quella condizione è una condizione che sarà la squadra che gestirà e darà le indicazioni su come comportarsi in quel momento. Quindi non vale neanche la pena a questo punto attrezzarsi in casa, come chiedeva lei, una coperta antincendio e altre cose, cioè vuol dire prevedere uno scenario apocalittico che ha una bassa probabilità di realizzarsi, quindi dici piuttosto, ecco, pensiamo a quali possono essere le strategie casalinghe da adottare e chiamare subito i soccorsi. Beh, non è sbagliato quello della coperta antincendio o dell'estintore, non ho detto questo. Ah, no, no, diccelo, perché noi non siamo. Ho parlato di strategie di evacuazione se si pone il problema. È chiaro che se l'incendio è piccolo, se prende fuoco una pentola o un cestino, è chiaro che non evacuo, perché se evacuo e lascio lì il cestino, la pentola prende fuoco tutto, no? Allora dobbiamo saper spegnere la pentola o il cestino. Posso usare un bicchiere d'acqua sul cestino, sulla pentola probabilmente no, perché sto usando
olio, cose simili. Quindi non so se hai visto i filmati che consigliano di spegnere l'incendio della pentola mettendo un coperchio, no? In maniera tale che si soffochino le fiamme. Io non li ho visti però sti filmati, Stefano, dici, facci un po' di cultura anche, dov'è che si vedono? Perché forse siamo di una generazione che non è stata formata, vedo adesso mio figlio a scuola, gli vengono fatti spesso queste tipo di formazioni. Allora, ti mando un link. Che volentieri, perché poi lo divulghiamo e che creiamo, facciamo educazione di base, ecco che... Così te lo spiego a parole e poi ti manderò il filmato con un'esperienza proprio fatta da noi e in cui abbiamo messo una pentola con l'olio bollente e a un certo punto prende fuoco, no? Se tu butti acqua a spegnere un incendio del genere, cosa succede? Intanto l'acqua, essendo più pesante dell'olio, se ne va sotto e l'olio va sopra e tracima la pentola e quindi colpa di fonde l'incendio. E poi quando l'acqua viene proiettata sull'olio, le temperature che sono in gioco, cosa fa? Fa vaporizzare l'acqua e questo effetto praticamente fa diffondere il fuoco in modo devastante. Quindi l'acqua quando prende fuoco una pentola con dell'olio non va usata neanche lontanamente, neanche un bicchiere d'acqua. Quindi va coperto invece? Va coperto, no? E se tu hai una pentola, una coperta antincendio può svolgere la stessa funzione, coprire la pentola con la coperta, no? L'altro consiglio che potrei dare alla signora, tenere in casa un estintore, no? È vero, bisogna imparare a usarlo. E sai, qua te la butto, Francesca, perché è un po' una mia idea che ho da tempo. Dovremmo imparare a fare, lo dico come Stefano in questo momento, anche se indosso una divisa, negli ambienti di lavoro la formazione antincendio è obbligatoria, no? Sì. Quindi il datore di lavoro forma i suoi addetti a spegnere incendi e lo fa attraverso un piccolo corso teorico e una prova di spegnimento. Dovremmo fare un passettino avanti verso la società e incominciare a pensare ai corsi per i casalinghi, per le casalinghe. Perché in realtà nei condomini ci sono gli estintori, io li vedo nei condomini, quindi però non c'è nessuno di formato per usarli. Certo, bisognerebbe saperli usare, no? Allora, su questo, se c'è un piccolo incendio, non penso all'evacuazione, penso a intervenire. E nel 99% dei casi lo intercetto. In un'abitazione, nel 99% dei casi, sono sicuro di intercettarlo. Se lo vedo quando nasce, è ancora piccolo. Se poi l'incendio si propaga, no. Quel punto. Senti, abbiamo parlato di disabilità fisiche, ci ha fatto un accenno anche alle disabilità intellettivo-relazionali, disabilità di tipo sensoriale, quindi persone cieche e persone sorde. Qualche accorgimento in più, lato vostro, ma anche lato famiglie. Come sai, la paralisi cerebrale infantile può essere limitante dal punto di vista degli effetti di un danno centrale su tanti sensi anche. Quindi capire, ad esempio, come faccio io a richiamare i soccorsi nel caso appunto di una persona che non sente, una persona che non vede. Ah, bella, bella domanda questa. Ti rispondo con due esempi, ok? Vai. Che sono capitati, quindi sono reali, no? Sempre con qualche tempo fa, no? La presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Pordenone è coinvolta in un incendio a casa sua. No, prende fuoco il rotolo della Scottex perché era troppo vicino al fornello, prende fuoco la cucina e peraltro con lei ci eravamo conosciuti perché avevamo fatto degli incontri, no? Per cui erano venuti qui in comando e avevamo spiegato ai nostri vigili come ci si metteva in relazione con una persona cieca. Quindi lei sapeva, noi sapevamo, e lei cosa ha fatto? Ha chiamato, no? Ha chiamato, è andata nell'appartamento di fronte, ha suonato il campanello, la persona le ha aperto e poi... Quindi è andata nello spazio calmo. È andata nello spazio calmo, però nello spazio calmo c'era anche qualcuno che la poteva aiutare. È stata una sorta di
caregiver improvvisato, quello è il soccorso di vicinato che io intendevo, no? Questa persona ha chiamato, no? Prima aveva chiamato lei, no? Poi ha richiamato la signora dando più istruzioni, dando più informazioni, e poi è arrivata la squadra, l'incendio è stato contenuto nella cucina. E una persona sorda, l'altra sera, posso dire l'altra sera perché non è passato molto tempo, mi chiama un'amica, mi chiama da Torino, no? E mi dice: Stefano, sono chiuso fuori casa. E le faccio: scusa, ho dimenticato un particolare, mi arriva su WhatsApp in video, lei è sorda, no? E, ciao, come stai? Come mai mi chiami? Due sorrisi, mi fa: Stefano, sono chiusa fuori casa, no? Ho dei problemi, no? Come fare? E l'ho detto da stupido, no? Perché così ridendo, no? Chiama i vigili del fuoco, l'ho detto. Perché questa è un'altra delle situazioni in cui si chiamano i vigili del fuoco. Sì, no? E lei mi ha risposto, giustamente, stavamo ridendo perché ci stavamo guardando, non c'era una condizione critica, eh. E gli ho detto: tu sei meglio di me che io non posso chiamare i vigili del fuoco, perché in questo momento nelle sale operative del 112 non c'è un'interfaccia. Le persone sorde hanno una grande criticità da questo punto di vista, perché la comunicazione della richiesta di soccorso si veicola prevalentemente in verbale. Via voce. Via voce, no? E allora cosa ho fatto? Ho chiamato io il comando di Torino, ho parlato con il responsabile della sala operativa, ho dato il numero di questa mia amica, e lui, tramite il cellulare di servizio, l'ha contattata con WhatsApp, si sono parlati guardandosi, quindi lei... Ha letto il labiale. No? E, è stata una bella esperienza per tutti, no? Anche per il collega di Torino, no? Era imbarazzato perché diceva: come faccio? Invece è stato bravissimo, no? Quando, ma su questo non c'è la lingua dei segni, la necessità per voi di imparare la lingua dei segni o usare altri strumenti? Stiamo lavorando su questo per avere dei segni che siano rappresentativi di quello che vogliamo comunicare, no? Però la lingua dei segni è complessa, è molto complessa. Fare un corso della lingua dei segni, poi lo devi applicare, se no in poco tempo lo perdi. Ora, statisticamente non sono tanti gli interventi che si fanno, allora la formazione di 30.000 vigili del fuoco su questo sarebbe prima, in 448, no? Perché sì, e poi abbiamo... poco funzionale a intervenire in velocità quando ti serve. Allora il problema adesso è capire come si comunica con le persone sorde in emergenza dando strumenti, no? E poi stiamo pensando a una serie di segni codificati che possano essere rappresentativi della situazione, ad esempio il fuoco, no? Questo posso aiutarti, ci sono dei simboli che sono dei codici che sono universali, allora stiamo cercando di con l'aiuto delle persone sorde, stiamo cercando di usare questi simboli e metterli all'interno dei percorsi formativi dei vigili del fuoco in maniera tale che li sappiano, pochi segni ma che siano sufficienti a rappresentare la situazione. Però poi ci dobbiamo mettere anche dall'altra parte, no? Perché proprio con le persone sorde il tema della comunicazione è importantissimo, no? Perché queste persone sono tagliate fuori da gran parte di società che veicola tutto per via vocale, per via verbale. Poche sottotitolazioni, poco interprete LIS. Allora dobbiamo pensare che, come si diceva prima, la sicurezza la facciamo insieme. Il vigile del fuoco e il soccorritore acquisisca un minimo di competenza, un'altra parte la deve mettere a disposizione le persone sorde, e quando ci troviamo, no, dobbiamo... È come se creassimo il puzzle in quel contesto lì. Esattamente. Vedi che nella mia visione, nella visione nostra, c'è questo, no? La persona va coinvolta attivamente per la sua sicurezza, mentre io mi metto a disposizione. Vero.
Mi piace molto, siete il mio corpo preferito. Un ultimo accenno, Stefano, che siamo andati avanti nella conversazione, poi se vuoi inserirti con qualcosa specifico, anche proprio in virtù del fatto che appartieni a questo osservatorio e quindi avrai accesso a dati proprio specifici sulla sulle persone con disabilità. Però un ultimo accenno che mi faceva piacere toccare con te era la progettazione dei luoghi. Tu sei un architetto, quindi vieni da questo tipo di formazione. Si possono progettare oggi dei luoghi pensati per una sicurezza inclusiva, quindi invece di mettere poi delle pezze in un secondo momento, si può pensare già all'inizio di progettare dei luoghi così, quindi possiamo pensare a una città accessibile anche in questo? Non si può solo pensare, bisogna fare. Allora, gli strumenti della progettazione ormai ci sono. C'è un'esperienza abbastanza consolidata su questo, legato ai temi della progettazione universale, dell'universal design, no? Quindi si possono trasportare questi concetti in chiave di sicurezza. Ma dico una cosa di più e la dico dal punto di vista però del tema del rischio incendio, no? Nella normativa di prevenzione di incendi, che è la normativa che regolamenta tutte le attività a rischio di incendio, che vanno dal supermercato alla raffineria, passando per le scuole o per le autorimesse, ormai il codice di prevenzione incendi ha introdotto tra gli elementi fondamentali, tra gli obiettivi fondamentali del progetto, alcuni aspetti, no? Uno di questi aspetti è l'inclusione. Guardate, che è un aspetto dal mio punto di vista rivoluzionario. Cioè diciamo, attento professionista, attento progettista e attento costruttore, che quando progetti un'opera hai un percorso per fare le cose, le caratteristiche, i criteri, bla bla bla, ma devi avere un pensiero trasversale che sia inclusivo, nel senso che quando tu vai a considerare le persone per cui progetti, che noi le chiamiamo normativamente in un termine freddo che si dice occupante, no? Chi sei tu, Francesca? Sei un Però occupante, rende. no? Però quando trovi la definizione di occupante, trovi persona, no? Che va considerata anche in funzione delle proprie necessità da un punto di vista fisico, sensoriale, mentale e delle sue capacità di interagire con l'ambiente in condizioni di emergenza, no? E allora capisci che quello è un concetto dinamico. Sono le persone che le devi analizzare e fotografare come sono, e non è che tu hai a che fare con 20 persone, ma hai a che fare con Francesca, Stefano, Giovanni, Elisabetta, tante persone singole. E il secondo passaggio è che queste singole persone, rispetto alle quali devi progettare l'ambiente in termini di prevenzione, durante un'emergenza devono poter rispondere privilegiando poi l'autonomia. Oppure essere soccorse garantendo questa prestazione. E qui il concetto di inclusione e di come la nostra capacità si modifica in funzione dello scenario che si sta realizzando, per cui adesso sono calmo, tranquillo, sorrido, ma tra un quarto d'ora ho paura, non riesco a muovermi, il mio rapporto con l'ambiente si modifica, no? E anche la mia capacità di sopravvivere e di rispondere. Allora, questo pensiero inclusivo è parte della normativa di prevenzione incendi. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di indicazioni, tra cui dentro c'è per esempio come si progetta uno spazio calmo, oppure come si progettano percorsi d'esodo che considerino anche le persone che hanno difficoltà motorie, come si... C'è un altro aspetto, per esempio, che riguarda i sistemi di allarme, no? Tu immagino... Tu, come tutti, fondamentalmente pensi sempre alla sirena, no? Ma una persona sorda non ha la capacità di percepire la Sì, sirena. i segnali luminosi, le vibrazioni. Esatto, quindi posso pensare ad altro, no? Sempre la norma ti dice quindi che, per esempio, i sistemi di allarme devono essere multisensoriali. Tu pensa un po', no? Anche questo sembra una parolina, multisensoriali. In realtà contiene
quello che vogliamo rappresentare in questa chiacchierata noi, no? La multisensorialità vuol dire che devo avere la capacità di raggiungere tutte le persone, vuol dire A, che uno la possa sentire, se non la può sentire la deve poter vedere, ma poi non dimentichiamo che associato alla sensorialità c'è il significato, per cui non mi basta che sia visibile, devo in qualche modo farmi un'idea di quello che rappresenta per capire di cosa si tratta. Ecco, anche quella è una grande sfida, però la norma questa sfida l'ha accettata e grazie anche al contributo dell'osservatorio l'ha accettata e l'ha rilanciata. Adesso bisogna rilanciarla in modo diverso, cioè i professionisti devono capire che sono loro i protagonisti in qualche modo di una sicurezza inclusiva che dovranno costruire. Però oggi non c'è un obbligo nella costruzione, mi immagino, di nuovi edifici pubblici o privati rispetto a questo particolare tema della multisensorialità, quindi di... C'è un obbligo, quindi se io costruisco, non so, un palazzo, un condominio, una scuola oggi, devo attrezzarmi secondo le logiche dell'universal design, dell'inclusive design, o è ancora a discrezione di chi vuole adottare queste pratiche? Beh, ti do una risposta metà vero, metà falso, no? Nel senso che... per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi c'è già questa norma che è operativa dal 3 agosto del 2015, per cui quello è, si chiama codice di prevenzione incendi, no? Quello è il livello di riferimento. Quindi se tu progetti un'opera, quelle sono le indicazioni e l'inclusione e gli altri aspetti connessi devono essere considerati. Punto. E okay. Il controllo su queste cose poi lo facciamo anche noi, quindi la formazione monitorate voi che quello che sfugge da questo invece sono le attività in cui non si esercita il controllo e questo è un problema, no? Un piccolo condominio o addirittura una casetta non ce l'ha questi aspetti, però sai, io come ti dicevo però prima, il pubblico sì, invece, le istituzioni, la scuola, i posti di lavoro, ma quello già ci pone in una condizione di maggiore inclusione, no? Almeno sappiamo che in questi ambienti... Sì, però devi essere consapevole che questi concetti sono applicati al 2015, quindi una scuola, la maggior parte del patrimonio edilizio non è così, però quando lo modifichi... Ma sai, Francesca, la sfida è anche un'altra, no? Costruire un pensiero del progettista, un pensiero su questo, un pensiero che sia inclusivo, per cui sarà il progettista stesso che quando avrà per le mani una commissione da parte di un cliente, no, anche per un'attività che non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, però penserà in quel modo. Sì. Beh, anche questo torna da dove siamo partiti, no? La cultura, i giapponesi, quindi se entra a far parte della cultura poi c'è anche maggiore consapevolezza che in caso di emergenza possiamo essere tutti ugualmente vulnerabili, no? Ci possono essere disabilità temporanee, occasionali e poi le disabilità permanenti. Diciamo che su questo forse l'emergenza è molto democratica, no? Colpisce tutti. Quando faccio delle lezioni, delle comunicazioni su questi temi, porto sempre l'esempio delle Twin Towers, quella tragedia del 2001, no? Le analisi fatte dell'evacuazione delle persone, a fronte di una percentuale di persone con disabilità nella società del 12%, l'analisi dei fatti ha messo in luce come più del 25% delle persone coinvolte ha avuto problemi di evacuazione, pur non presentando problemi di disabilità. Però c'erano problemi tipo asma, c'erano magari le persone che fumavano, no? Ma certo, per affrontare un percorso lungo le scale non potevano affrontarlo. Pensa a 50-60 rampe di scale, per piani, esempio. Quindi persone che usavano scarpe magari che non gli permettevano di correre, pensa ai tacchi a spillo. Queste disabilità situazionali, no? Per cui ti ritrovi in una condizione in cui
Questo è nei dati che sono emersi da un'indagine fatta su 1700 persone intervistate, no? Un'indagine veramente interessante, si luce come una persona su quattro ha avuto probabili difficoltà di evacuare, benché il numero delle persone con disabilità conclamata, quella legale, diciamo, era molto, ma molto, ma molto inferiore. Questo ti fa capire che in emergenza potremmo diventare tutti un po' disabili, no? E allora Esatto. costruire un ambiente che sia a misura di una persona che oggi in questo momento la vedo debole, vuol dire che potrebbe essere una risorsa anche per me, che potrei diventare debole domani. Debole in quel contesto, verissimo. Beh, Stefano, super interessante questa prima chiacchierata. Poi, appunto, abbiamo lasciato molti temi aperti. Abbiamo parlato principalmente di fuoco, non di acqua, non di altre cose, però. Ecco, io mi auguro che ci possa essere anche un seguito a questo. Tu sentiti libero anche di mandarci documenti, materiali che pensi possano essere utili per la nostra comunità. Io mi porto a casa un messaggio che bisogna sempre avere rapporti di buon vicinato, perché mi sembra che qui ci salviamo tutti insieme. Quindi stasera è questo l'obiettivo. Potrebbe anche essere un pretesto per costruirli questi buoni rapporti. E va a vedere che magari ti salvano, ma ti invitano anche a cena, no? E quindi Esatto. sono due risorse importanti. Esatto. Grazie ancora Stefano per la collaborazione e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi. A Grazie, grazie anche a te e a tutti voi. Grazie. presto, Ciao. ciao.